Oggi parliamo di tutte quante le cure per tenere su sempre bella fresca e vegeta e così bella colorata la nostra Brumelia, in questo caso una Guzmania, vediamo l'habitat qual è, quindi come possiamo tenerla in casa piuttosto di come andarla a tenere fuori all'esterno in certi periodi dell'anno, vediamo come si annaffia che è un modo molto molto particolare, vediamo le concimazioni, vediamo le malattie e anche come possiamo riprodurle e avere tante nuove piantine andiamo subito al video iniziamo subito a parlare dell'habitat è una pianta che cresce nelle foreste tropicali del centro e sud america in quelle zone che hanno delle temperature che oscillano tra i 20 e i 22 gradi ed hanno un'umidità molto alta e inoltre crescono anche in zone dove sono molto molto ombreggiate ci sono diverse colorazioni, questa è una rossa, ma esistono anche le rosa, le fucsia e anche le arancioni e le gialle. Questa colorazione che non sono le foglie, sono le bratte, ossia sono la parte delle foglie modificate per avere questa colorazione in modo che attraggono poi gli insetti impollinatori per andare ad impollinare i piccoli fiori. Sono delle fioriture che sono anche molto persistenti, riescono anche a durare con questa bella infiorescenza, chiamiamola così, anche un paio di mesi. Occorre subito dire che il ciclo vegetativo della pianta da quando nasce a quando muore sono solo tre anni. Diciamo una cosa molto importante, dal momento che la pianta fiorisce, lo stiamo vedendo qua, questi sono i piccoli fiori, questa all'interno di queste bratte, la pianta una volta che fiorisce inizia la sua morte, il suo deperimento. Però non vi preoccupate, non è che non possiamo riprodurre la nostra pianta, perché vedremo poi come possiamo fare da questa magnifica pianta tante nuove piantine uguali uguali alla pianta madre, in modo molto semplice. Dove possiamo andare a riporre la nostra pianta? Abbiamo detto che è una pianta che ama delle temperature intorno ai 20-25 gradi, ama una zona dove ci sia ombra, ama una zona molto umida. Vediamo come riproporre queste caratteristiche alla nostra stupenda pianta. In inverno teniamola in casa come una pianta d'appartamento, la metteremo su un davanzale distante dagli additori, distante dalle finestre perché se magari le apriamo una corrente d'aria potrebbe far raffreddare la nostra pianta e potrebbe ammalarsi. Quindi lontano dalle porte e dalle finestre, in una zona dove ci sia abbastanza luce, non vuole moltissima luce, però un po' di luce per la sua sintesi clorofigliana la esige. Ricordiamoci che è una pianta che è molto simile all'orchidea, il suo apparato radicale è sempre poco sviluppato, serve più che altro per ancorarsi, mentre lei prende sostanze nutritive ed umidità dalle foglie. Al sopraggiungere della primavera e della bella stagione possiamo andare a riporre all'esterno la nostra pianta, all'essenziale che ci siano temperature minime notturne sopra quei 16 17 gradi e possiamo riporla all'esterno di casa ma in una zona sempre dove c'è ombra, non la mettiamo ai raggi del sole diretti perché sennò si brucia, ricordiamoci lei vive nell'ombra degli alberi. Se sopraggiunge l'estate con le sue alte calure sopra quei 35 gradi, quindi di nuovo riponiamo la nostra pianta in casa in una zona fresca e luminosa. Possiamo poi tenerla fuori fino all'arrivo dell'autunno, ossia fino a che quelle temperature notturne siano deleterie per la nostra pianta. Quindi, fino all'autunno, possiamo tenere sempre fuori la nostra pianta, quando arriverà l'inverno, la riponiamo in casa. Ora che abbiamo visto dove riporre in casa o dove riporre all'esterno la nostra pianta per farla vivere, l'importante adesso sono le annaffiature. È una pianta che ama l'umidità, sappiamo che cresce nelle foreste tropicali. È una pianta che non ama essere troppo bagnata nell'apparato radicale, e qui c'è solamente un piccolo apparato radicale che serve solamente per sorreggersi, deve essere tenuta ben umida nelle foglie, e qui vi dico un po' di eh, dritte, un po' di trucchetti che si usano normalmente per tenere in vita la nostra Guzmania. La prima cosa importante è avere sempre distillata o acqua piovana mai acqua di rubinetto perché potrebbe esserci il cloro andiamo ad annaffiare l'apparato radicale solamente una volta al mese e cerchiamo di avere un terriccio sempre molto drenante quando l'acquistiamo è super drenante questo terriccio deve essere eventualmente appena umido mai bagnato altrimenti marciscono le radici meglio che sia asciutto che sia umido quindi tra un'annaffiatura e l'altra Controlliamo che il terriccio sia ben asciutto. Importantissimo, e qui eh, avviene una cosa particolare, è tenere umida la parte aerea delle foglie della nostra pianta. Come si fa in un modo semplice e simpatico. Con uno spruzzino di acqua distillata o acqua piovana a temperatura ambiente andremo a nebulizzare abbondantemente le foglie. Perché noi, mentre le nebulizziamo, dobbiamo cercare di spruzzare anche all'interno delle foglie. Vedete le foglie? come sono fatte sono a rosetta quindi crescono intorno a questo stelo centrale e formano proprio delle piccole insenature eccole quale stiamo vedendo qui ogni foglia contiene un'insenatura ma è proprio fatta così la pianta per ricevere in natura le piogge e l'umidità e trattenerle all'interno di questo calice quindi noi riproponiamo la stessa situazione quando annaffiamo annaffiamo abbondantemente non ci preoccupiamo l'acqua cercherà di andare dentro queste insenature e lì si manterrà, da lì la pianta riceverà la sua umidità necessaria per crescere su bella, fresca e rigogliosa e mantenersi così nel tempo. Quindi l'unica preoccupazione è proprio di andare ad annaffiare la pianta con uno spruzzino o con un innaffiatoio, fate come volete, le foglie in modo che l'acqua, la stiamo vedendo qua, riesca a a rimanere intrappolata dentro il calice, questa permetterà una evaporazione lenta e mantenere una certa umidità tutta quanta la croma, dobbiamo solamente preoccuparci di osservare che ci sia acqua all'interno, come acqua non c'è più che facciamo la spruzziamo di nuovo, però una cosa, quest'acqua all'interno del calice ogni mese deve essere cambiata, allora che si fa? Si prende la pianta ogni mese, si gira sotto sopra, vedete sta sgrondando acqua e si sostituisce quest'acqua, lo facciamo una volta al mese, tanto per non far rimanere dell'acqua troppo permanente nelle foglie stagnanti. Una volta che abbiamo fatto questo lavoretto, di nuovo annaffiamo la nostra pianta. Allora, la concimazione semplicissima la concimazione, prendiamo del concime eh, un bilanciato, un 555 va bene anche questo per orchidee, comunque per piante verdi e lo andiamo a distribuire nell'acqua di annaffiamento dell'apparato radicale, non dell'apparato fogliare. Aggiungiamo il giusto quantitativo di contenuto di concime fogliare nella nostra acqua e ci andiamo ad annaffiare la pianta. In questo modo lei riceverà tutti quanti gli elementi nutritivi per continuare a crescere su con il suo stelo e le sue foglie. Come possiamo moltiplicare la nostra bellissima pianta? Abbiamo detto che ha un ciclo vitale di soli tre anni, quindi quando la pianta inizia a emettere queste fioriture e quindi quando la acquistiamo se le fioriture già le vediamo avrà breve vita, inizia il suo deperimento, la pianta inizierà pian piano ad appassire, inizieranno ad appassire le foglie quelle più in basso, poi pian piano le foglie più in alto diventeranno sempre più gialline, ed si appassiranno e la pianta è giunta a miglior vita. Però dobbiamo anche dire che nel periodo che va generalmente da aprile a giugno, la pianta inizia a mettere dei germogli all'interno delle foglie più basse, sono dei polloni radicali, che eh, danno la possibilità di andare a recuperare questa parte vegetativa per fare nuove piante. Infatti questi polloni vegetativi, quando li vediamo ancora è presto per questa pianta eh, emetterli, noi possiamo andarli a prelevare quando sono circa 15 cm staccandoli dalla pianta madre, tanto la pianta madre sta morendo. Noi li stacchiamo, li preleviamo con tutte le loro radichette e possiamo farne nuove piantine, prenderemo dei vasetti e li andremo a rinvasare. Ecco che avremo di nuovo delle piante uguali, identiche alla pianta madre, è la stessa genetica e potremo averne anche due, tre, a volte anche quattro. Le piccole piantine con tutto il loro apparato radicale vengono messe in vasetti da 10-12 cm. Come si prepara il vasetto, si mette argilla espansa sul fondo per fare lo strato drenante, si prende due terzi di questo terriccio per piante acidofile mi raccomando e un terzo di corteccia di pino si mescola ben bene e si fra il terriccio perché deve essere un terriccio sempre molto drenante ed adatto per piante acidofile è una pianta che non ha bisogno di rinvasi perché ha un ciclo vegetativo breve, solamente di tre anni e quando noi la acquistiamo lei è già un paio di anni, quindi ci viene già data con un suo vasetto da 12 cm con il suo terriccio molto drenante e subacido, dobbiamo solamente tenerla bene in casa o all'esterno, annaffiarla e concimarla. Le malattie, allora per quanto riguarda le patologie fungine soffre di patologie fungine classiche, quindi eh, ad esempio le patologie fungine che si presentano sulle foglie con delle piccole macchie marroncini che poi pian piano tendono ad espandersi e a necrotizzare e a far debilitare la nostra pianta, in questi casi occorre usare dei trattamenti specifici, vanno bene i trattamenti a base di rame. Gli insetti può essere aggredita dal ragnetto rosso, soprattutto se noi mettiamo la nostra pianta all'esterno sul balcone, sul patio in primavera. Il ragnetto rosso possiamo andarla a notare perché si creeranno sulle foglie delle piccole minuscole macchioline decolorate. Se noi giriamo la foglia potremo vedere non a occhio nudo, ma con una lente i minuscoli ragnetti e comunque sotto potrebbe crearsi una piccola ragnatela. Il ragnetto rosso è un acaro che odia l'umidità, quindi l'acqua, basta anche andare a nebulizzare la nostra pianta con uno spruzzino in maniera eh, molto molto intensa e si dovrebbe allontanare, altrimenti potete utilizzare ad esempio un macerato all'aglio e al peperoncino. Nei casi più gravi però occorrerà ricorrere a degli insetticidi specifici. Un altro insetto che può attaccare la nostra bellissima pianta e lo sciaride sono dei minuscoli moscerini davvero piccoli e neri e possono anche presentarsi all'interno dell'abitazione. Loro vanno nel terriccio, vanno nel terriccio umido quindi è l'umidità che li attrae e nel terriccio iniziano a depositare le uova. Dalle uova nasceranno delle piccole larve che vanno a mangiarsi le radici della pianta e la debilitano. Come possiamo fare per evitare questa eh, infestazione, possiamo andare a nebulizzare, quindi a spruzzare un po' di cannella in polvere nell'apparato radicale, basta veramente poco. La cannella è quella della cucina che ci si fa nei dolcetti. e eh, Terrà lontana la deposizione di questi piccoli moscerini. Vi saluto qui, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti da Piergiorgio.